la scuola. Maestra per un giorno, dopo il diploma di maturità, ora dietro la cattedra di una classe ad inaugurare il nuovo anno scolastico. Un sogno dopo l'altro che si avvera per Imelda Starnini, classe 1933, 90 anni, fresca di diploma, 76 su 100, conquistato dopo aver superato brillantemente la prova scritta e orale lo scorso mese di luglio all'Istituto San Francesco di Sales di Città di Castello, paritaria, scuola pubblica, unica in Europa, la cui fondazione risale al 1816, ad indirizzo socio-psicopedagogico. Questa mattina, accompagnata dalla figlia Sara Mercatelli, si è presentata puntuale al suono della campanella d'ingresso nella scuola primaria di Userna, riqualificata completamente grazie al finanziamento ricevuto dal Ministero Università e Ricerca, MIUR, scelta dal Comune per inaugurare il nuovo anno scolastico. 5.311 bambini e ragazzi di ogni ordine grado, alla presenza del dirigente del secondo circolo didattico Simone Casucci, della coordinatrice del plesso scolastico Roberta Ranzi, dei docenti e dei baby studenti, visibilmente felici di questo inedito fuori programma. Nonna Imelda, felice ed emozionata, ha coronato seppure per qualche ora il sogno di una vita, con in mano un registro, i libri, una cattedra da dove poter guardare negli occhi i bambini. Così è stato. Ringrazio tutti e prego sempre che i ragazzi, i figlioli studino, perché devono imparare, devono sapere e trasmettere agli altri quello che hanno imparato loro, perché senza sano le cose non si possono trasmettere. Una grande gioia e la voglio trasmettere a tutti i figlioli che studiano, che imparano, che devono sapere sulla vita tutto quello che c'è, perché è difficile anche per loro di studiare, imparare, sapere e trasmetta agli altri quello che hanno imparato loro. Il dirigente del secondo circolo didattico Simone Casucci ha consegnato alla nuova maestra un attestato di pubblica benemerenza per aver dimostrato che non esistono barriere temporali per l'apprendimento durante tutto il corso della vita. Evviva la scuola!